Amici di Manfredonia TV, ben ritrovati a questo settimo appuntamento con Il Punto, la rubrica sportiva a 360 gradi, nella quale io, Antonio Castriotta, vi parlerò di sport a partire dal calcio a 11, per parlare poi del calcio a 5, del basket e del volley. Una domenica sportiva importante, felice, quella di Capitanata, in particolar modo per le squadre di Manfredonia, tutte vittoriose. Ad eccezione del volley, che pur avendo perduto, il volley maschile, pur avendo perduto per 3 set ad 1, ha comunque guadagnato un punto in classifica, ugualmente per il volley femminile, che ha battuto per 3 reti, per 3 set a 2 il Canosa, guadagnando un punto in classifica. Ma come al solito noi partiamo dal Manfredonia Calcio 1932, che ieri è riuscito ad ottenere una importantissima vittoria in trasferta a Conversano, sul campo del Norba Conversano, per 2-0. Vittoria che ci consente di essere a 33 punti in classifica, a pari punti con lo United Slide, dopo 11 giornate di campionato. Era importantissimo non perdere distanze dallo Slide, che in mattinata aveva superato in trasferta il Carbusso per sole 4-0. Ma prima di entrare nel merito della Manfredonia Calcio 1932, leggiamo la undicesima giornata del campionato regionale di promozione, girone A. I risultati: Futsal Capurso, United Slide 0-4, Asat Laboro Grottaglie, Rinascita Rutiglianese 1-1, Donuva Calcio 1971, Vigor Bitritto 1-4, Noi Cattaro Calcio, Castellaneta Calcio 1-1, Norba Conversano, Manfredonia Calcio 1932 0-2, Nuova Spinazzola, Real City 1-1, Sporting Apricena Canosa 0-7, Ginosa, Borgorosso Molfetta 2-1, per una classifica che vede a pari punti, a 33 punti al primo posto, United Slide e Manfredonia, Vigor Bitritto al secondo posto a quota 25, poi al terzo posto Castellaneta e Real City punti 18, poi abbiamo Borgorosso, Nuova Spinazzola, Noi Cattaro, tutte a 15 punti classifica, quarto posto, quinti Canosa e Ginosa 14 punti, Rinascita Rutiglianese 13, Norba Conversano 12, Asso Etter Labor Grottaglie 11, Sporting Apricena 8, Donuva 7 e fanalino di coda a 0 punti in classifica il Capurso. Ovviamente torniamo a parlare del Manfredonia Calcio 1932, che ha disputato ieri una difficile partita sul campo del Conversano, una partita in qualche modo condizionata, specie nella prima frazione di gioco, da un fortissimo vento che ha condizionato tantissimo le giocate dei calciatori di mister Agnelli. Sappiamo bene come il Manfredonia Calcio giochi con un playmaker che è la voragine, che smista palloni sia a destra che a sinistra, anche palloni alti ovviamente, e il tempo, in questo caso il vento, ha fortemente condizionato le giocate di mister Agnelli. Bene, un secondo tempo che si è concluso con un pareggio 0-0, che aveva preoccupato ovviamente i tifosi sipontini, che erano lì a seguire su Tutto Calcio i risultati del campionato regionale di promozione. Si sperava in effetti che il Manfredonia potesse venire fuori nel secondo tempo e quindi vincere questa partita per non perdere le distanze dallo United Slide. Così è avvenuto: un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per l'atterramento in aria di Michele Prota, classe 2000, inserito titolare con la maglia numero 11 ieri da mister Agnelli. Si è procurato intelligentemente un calcio di rigore, puntando il difensore in aria, ha cercato di schivarlo e il difensore non ha potuto altro che atterrare Michelino Prota, calcio di rigore poi trasformato da Bomber Trotta per la sua 14ª rete in campionato. Poi vi è stato anche un palo, quindi la sfortuna ha negato il gol al Trotta del 2-0, ma l'uomo partita di questa partita si può dire che sia stato Ferrazzano, il portiere che ha sostituito ieri l'infortunato Morgillo tra i pali, l'over. Ferrazzano che veramente ha tolto una palla gol al Norba Conversano, che si sarebbe portata sul pareggio con il Manfredonia Calcio, e probabilmente poi la partita poteva finire, avrebbe potuto terminare con un pareggio che ci avrebbe distanziati
dallo SLAI. Invece così non è stato, quindi chapeau, complimenti a Ferrazzano che è stato davvero l'uomo partita avendo evitato al Manfredonia Calcio di subire una rete. E poi l'innesto di Grumo nella ripresa che ha suggellato il suo secondo gol del Manfredonia Calcio e quindi si è chiusa ogni veleta avversaria. Peccato che nel filare ci sia stata l'espulsione del portiere, se non erro, del Norba Conversano, che ha avuto da dire qualcosa verso l'assistente, c'è stato un mezzo parapiglia, tutto poi alla fine è stato sedato. L'importante era vincere, il Manfredonia ci è riuscito con merito. Sentiamo la intervista che mi è stata rilasciata da mister Agnelli al rientro da Conversano. Mister Luigi Agnelli, undicesima vittoria consecutiva su un campo difficile, quello del Norba Conversano, 2-0, un primo tempo difficile, non si è potuto giocare a causa del forte vento. Sì, abbiamo avuto molte difficoltà a causa del maltempo. Oggi oltre all'avversario avevamo anche un avversario in più da battere che era quello meteorologico, però siamo stati più forti, abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto e abbiamo fatto poi quello che dovevamo fare, cioè portare 3 punti a casa. Ecco mister, anche con una formazione con qualche defezione, specie sulla linea difensiva, oggi la squadra ha avuto un approccio molto positivo sulla gara. Sì, ma questo significa che il gruppo è compatto, è coeso, sa quello che deve fare, chiunque entra in campo dà il suo contributo e cerca sempre di portare quello che è il bottino pieno a casa. Determinante oggi il portiere che è subentrato a Morgillo, Ferrazzano, su un'occasione ha sventato il gol del pareggio, è quello che abbiamo appreso dalla cronaca. Sì, ha fatto una grande parata Mimmo, giustamente è da elogiare il suo contributo che ha fatto oggi, ma come tutta la squadra del resto si è prodigata nel portare 3 punti a casa difendendo tutti insieme e attaccando tutti insieme, come ben sa fare. Il Manfredonia ha dimostrato di essere veramente una squadra forte, ma quanto è difficile giocare sapendo già che lo SLAI ha battuto il Capurso 4-0? Vabbè, a noi non interessa quello che fanno gli avversari, noi cerchiamo sempre di poter fare il nostro, cioè portare 3 punti a casa, poi quando ci sarà lo scontro diretto, in base a quello che sarà la classifica, noi faremo la nostra partita come sappiamo ben fare. La forza di questo gruppo è dimostrata anche dal fatto che anche quelli che subentrano nella seconda fazione di gioco a sostituire i titolari fanno gol, tipo Grumo. Vabbè, per me non ci sono titolari o altro, noi abbiamo una squadra che sa quello che deve fare, lo sa fare bene e come ho sempre detto siamo una famiglia e di conseguenza una famiglia si aiuta sia nel momento del bisogno che nel piacere, quindi sa quello che deve fare partita dopo partita e minuto dopo minuto. Ok, grazie mister, grazie, complimenti. Abbiamo sentito mister Luigi Agnelli, bene, è stata una buona gara quella disputata dalla Manfredonia Calcio sul campo del Conversano, così come poi evidenziato da mister, condizionata un bel po' nella prima fazione di gioco a causa del forte vento, ma poi non vi è stata partita perché il Manfredonia è venuto fuori e ha messo in seria difficoltà il Norba Conversano, squadra certamente cattiva, squadra che ci teneva a non perdere dinanzi al proprio pubblico, anche alla luce del fatto che la settimana precedente aveva subito una sconfitta di misura sul campo del Canosa. Quindi è in piena zona play-out e sappiamo che ogni squadra che affronta la capolista, in questo caso il Manfredonia Calcio, tiene a far bene dinanzi ai propri tifosi e quindi impegna il massimo delle forze fisiche e quindi dell'impegno tecnico agonistico per cercare di mettere in difficoltà seriamente la prima della classe, così come è accaduto. Ma in realtà noi abbiamo uno squadrone, lo possiamo dire, il Manfredonia Calcio 1932, nonostante ieri avesse qualche uomo incerottato, mi riferisco a Mastro Pasqua che ha subito purtroppo un colpo nel costato e quindi non ha potuto essere impiegato, vi era la squalifica di De Filippo e quindi mister Agnelli si è dovuto letteralmente inventare la difesa spostando indietro sul ruolo di terzino Cicerelli, anch'egli diciamo non in perfette condizioni, mettendo Basta al centro accanto a Telera dall'altra parte di Noia, un centrocampo con Stoppiello, con La Boragine e con Roberto e davanti al Brizzo Totta e Michele Prota. Una formazione che ha creato delle grosse difficoltà al Norba Conversano ed è riuscita ad ottenere una importantissima vittoria. Grazie anche al nostro capitano che non sbaglia mai un calcio di rigore, ha segnato il suo 14° gol
nella classifica dei marcatori, quindi capitalizzando il fallo da rigore che si era guadagnato poc'anzi prima, qualche secondo prima, Michele Prota, che ha ricevuto anche i complimenti del capitano Trotta nella intervista che mi è stata rilasciata. Sentiamo il bomber Trotta. Pasquale Trotta, 14esimo gol in campionato, si torna dalla trasferta difficile da Conversano con un secco 2-0, una partita difficile. Sì, esattamente, oggi è stata una partita complicata, giocata su un campo difficile, poi soprattutto con le condizioni climatiche dove non ci ha permesso di svolgere il nostro calcio, quindi ci siamo dovuti adeguare un po' al vento, al campo, alle caratteristiche della squadra avversaria. Però siamo stati bravi poi nella ripresa a portare a casa il risultato. Ecco, primo tempo che ha tenuto sulla corda i tifosi sipontini, anche alla luce del risultato dello Slay che aveva già vinto 4-0 contro il Capurso. Si pensava una partita che potesse terminare con un pareggio, invece al secondo tempo è uscito fuori il Manfredonia, un calcio di rigore. Raccontaci l'episodio del calcio di rigore. Sì, praticamente c'è stata una nostra ripartenza dove Prota è stato bravo nel superare il difensore e poi prima di concludere a rete lo ha atterrato in modo evidente. Ecco, Prota, un classe 2002 paragonato a Trotta, paragonato a te, diciamo, un giocatore che avrà modo di far parlare di sé. Spero possa fare meglio di me, ripeto, Prota è un 2002 dove ha grandi qualità, deve solamente continuare a lavorare, deve continuare ad andare verso questa strada perché secondo me è la strada giusta e può ancora migliorare tanto visto la sua giovane età. Ecco, poi vi è stato il secondo gol da parte di Grumo, subentrato chiaramente nella ripresa, che ha tagliato le gambe agli avversari che immagino non abbiano mai smesso di cercare di segnarvi. Sì, Grumo è stato bravo a subentrare e chiudere la partita visto che non c'eravamo riusciti in precedenza, dove sfortunatamente su una mia ripartenza il vento ha deciso di far andare la palla contro il palo visto che era diretta in rete, quindi non siamo riusciti a chiuderla. Poi ci ha pensato Grumo facendo il 2-0 con una grande giocata. Un grande intervento da parte di Ferrazzano, subentrato all'infortunato Morgillo in questa gara che ha salvato il risultato. Sì, questa è un'altra nota positiva dove Mimmo ha fatto un intervento straordinario, cioè eravamo sull'1-0, infatti c'era una ripartenza dove erano due attaccanti contro il nostro estremo difensore e Mimmo si è fatto trovare pronto con una grande parata. Ecco, vi è stata l'espulsione di un calciatore avversario che ha avuto qualcosa da dire all'assistente. Cosa è successo in quell'occasione? Sinceramente, Antonio, non ho visto cosa è successo perché ero impegnato nel soccorrere un nostro giocatore che era a terra. Quindi non so cosa è successo. Poi ho visto che l'arbitro ha sventolato questo cartellino e da una parte meglio così. È stato positivo per noi che abbiamo giocato almeno in 11 contro 10. Esatto, esattamente. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Benissimo, abbiamo sentito anche il bomber Trotta, eloquenti le sue parole, questa è una vittoria di gruppo, anche se vi sono state delle defezioni, però chiunque entra in campo dà il massimo perché il mister ha trasmesso a tutti i componenti della rosa un concetto di coralità di gruppo che è più importante rispetto alla individualità. Il Manfredonia Calcio in settimana, credo il giorno 21, affronterà in trasferta il Real City nella partita di Coppa Puglia e speriamo, diciamo, che possa passare il turno per approdare ai quarti. Detto questo, diamo anche lettura di quelli che sono stati i risultati conseguiti dalle squadre del settore giovanile del Manfredonia Calcio, in particolar modo la Juniores Regionale. Manfredonia Calcio 1932 ha battuto in casa il Real Zapponeta per 11-0. Gli allievi provinciali hanno battuto fuori casa lo Stornarella Calcio per 3-1, mentre i giovanissimi regionali di Franco Grasso hanno pareggiato, hanno pareggiato fuori casa contro la Gioventù Calcio Foggia per 0-0, mentre l'Accademia ha pareggiato in casa contro l'Apocalisse per 3-3. Detto questo, passiamo a parlare del campionato nazionale di Serie D, Girone H, dove militano nella nostra provincia due società, il Foggia Calcio 1920 e l'Audace Cerignola. Entrambe vittoriose, è stata una giornata molto positiva per le squadre di Capitanata, il Foggia Calcio che ha giocato in trasferta un derby delicato contro la Fidelis Andria, già proveniente da una sconfitta con la guida Catalano, Raimondo Catalano, un mister che ha allenato anche il Manfredonia Calcio quando militava in Serie D in sostituzione del vecchio mister Massimiliano Vadacca. Ecco,
Il primo tempo si era concluso per una rete a 1, nel secondo tempo è dilagato il Foggia, la partita si è conclusa per 2-1 in favore del Foggia, con rete di Gentile e poi con un tiro imprendibile dalla distanza di Andrea Cittadino, il Foggia è riuscito a capitalizzare un'importantissima vittoria che consente a questa squadra di mantenersi vicina alla prima posizione di classifica, anche perché la partita che il Bitonto avrebbe dovuto disputare in casa è stata sospesa a causa dell'allagamento del terreno di gioco. Positivo anche l'audace Cerignola, che ieri contro il Gladiator 1924 è riuscito ad ottenere una importante vittoria per 3-0 con le reti di Loiodice, Rodriguez e Marotta. Seconda vittoria consecutiva per l'audace Cerignola, guida Feola. Ciò vuol dire che questo mister vincente evidentemente è riuscito a scombussolare le carte all'interno dello spogliatoio, a creare una nuova tensione tra i calciatori, a creare un gruppo, a creare un'idea di gioco, e quindi sono venuti due successi consecutivi che hanno avvicinato l'audace Cerignola alle posizioni alte della classifica, e staremo a vedere nel proseguo del campionato che cosa accadrà. In bocca al lupo alle nostre squadre. Passiamo a parlare adesso del calcio a 5, ovviamente della SIM Manfredonia calcio a 5, che sabato alle ore 16 ha disputato una partita in trasferta, giocato in trasferta contro il Futsal Bisceglie, battendolo per 4-1. Una partita, diciamo, ben giocata dalla SIM Manfredonia calcio a 5, un primo tempo di studio da parte delle due squadre, anche se la SIM è passata dopo 4 minuti in vantaggio con Iesee, poi Saverio della Torre ha siglato il secondo sigillo. Non abbiamo martellato tantissimo l'avversario nella prima fazione di gioco, un avversario la cui formazione è composta prevalentemente da giovanissimi giocatori, ma nella seconda frazione di gioco la SIM Manfredonia calcio a 5 è venuta fuori, ha avuto un atteggiamento molto ma molto intenso e martellante nei confronti dell'avversario di turno, e siamo riusciti a segnare ulteriori 2 reti con il nipponico Gaku, e poi vi è stato la rete della bandiera da parte di Dos Nascimento, il giocatore più rappresentativo del Futsal Bisceglie, un brasiliano che era in tutte le parti del campo, regista della difesa, regista di centrocampo e anche attaccante. Una vittoria certamente meritatissima quella della SIM Manfredonia calcio a 5, una vittoria scaccia crisi, ricordiamolo che la SIM proveniva da 2 sconfitte consecutive, quindi si era creato anche qualche malumore all'interno dell'ambiente e dello spogliatoio. Questa vittoria è stata provvidenziale e certamente darà linfa vitale per un proseguo positivo della SIM in questo campionato, in attesa che la squadra possa essere quanto prima fortificata, specie con l'innesto di un pivot e anche di un elemento nella linea difensiva, in modo tale che la SIM possa svolgere e possa disputare un campionato da protagonista. Vi sono in effetti tutte le condizioni. E sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata dal direttore sportivo Carmelo Mendola al termine dell'incontro. Carmelo Mendola, è appena terminato l'incontro tra Futsal Bisceglie e SIM Manfredonia calcio a 5, terminato per 4-1 per la SIM, una importantissima vittoria per scacciare la crisi che si era creata dopo le 2 sconfitte consecutive, una conseguita al palazzetto dello sport purtroppo in quei 100 minuti, in quei 100 secondi di follia. Sì, buonasera a tutti. Sì, venivamo da 2 sconfitte consecutive, nonostante avevamo giocato 2 ottime gare, specialmente l'ultima in casa con Cefalù, persa negli ultimi 100 secondi, ma anche a Polistena la partita è stata persa negli ultimi 3 minuti, nonostante abbiamo espresso sicuramente un buon futsal. Niente, avevamo chiesto ai ragazzi, insomma, di darci una prova e di dare una svolta a questa stagione. Penso che i ragazzi oggi abbiano fatto una buona gara, ci abbiano ripagato portando a casa i 3 punti.
Ecco, tempi un po' più lenti nel primo tempo, però si va in vantaggio di 2-0, poi al secondo tempo non c'è stata partita. La Sim ha letteralmente messo alle corde, ha velocizzato la manovra di gioco, vengono fuori anche due gol del nipponico Gaku, una piacevole sorpresa per la Sim. Sì, sì, il primo tempo abbiamo fatto un po' più fatica, il Bisceglie, nonostante tutto, è una buona squadra, tutta di ragazzi, insomma, sicuramente c'è da dare un grosso merito. E siamo stati un po' lenti e non riusciamo a esprimere quello che volevamo. Siamo rientrati nel secondo tempo un attimino facendo girare la palla più veloce, come siamo rientrati siamo stati bravi a trovare subito le due reti, insomma, diciamo, a mettere il risultato, diciamo, a quasi dire al sicuro, visto che non finiscono mai le partite nel futsal. Ecco, non finiscono mai le partite nel futsal, una rete che arriva veramente ad una manciata di secondi dal termine, proprio grazie al calciatore più rappresentativo probabilmente del Bisceglie, Dos Nascimento, un 84 che ci ha messo un po' in difficoltà. Sì, sì, sicuramente abbiamo visto, è un ottimo giocatore, un giocatore d'esperienza, molto tecnico, veloce, rapido, destro e sinistro, sicuramente è un buon giocatore, messo insieme a questi ragazzi, veramente c'è da applaudirlo, è veramente ottimo. Probabilmente sulla rete forse c'è stato, avevamo forse subito un fallo a metà campo, però vabbè. Il ragazzino loro ha portato bene palla, l'ha messa in mezzo e Don Nascimento, diciamo, in area ha messo palla in porta. L'importante oggi era vincere. Direttore, le faccio una domanda: è necessario più che mai acquisire le prestazioni sportive di un terminale offensivo? È importante? Sì, noi non ci siamo mai fermati di lavorare sul mercato, sicuramente siamo in cerca di un pivot, su questo non ci piove, ma siamo sempre in cerca di poter migliorare la squadra, la società vuole migliorare, sa che possiamo fare meglio e siamo sempre al lavoro per far sì che, insomma, i risultati possano migliorare. Grazie mille. Prego, buonasera. È il momento del basket, importantissima vittoria della SSD Angel Basket contro il Basket Francavilla per 80-59 di fronte a un nutrito pubblico presente al Pala Scaloria che ha acclamato i propri beniamini, li ha applauditi al termine della gara. Peccato per quella sconfitta per un solo punto su una discutibile decisione arbitrale a Mola per la SSD Angel, altrimenti questa settimana con la vittoria contro il Francavilla ci saremmo trovati a 8 punti in classifica al terzo posto, quindi posizione alte della classifica. Ho seguito la partita sugli spalti del Pala Scaloria, devo dire che questa squadra mi ha davvero impressionato, ha degli elementi cestisti di assoluto valore tecnico, di spicco, tra cui lo stesso Kingsley, Malpede, Borzillo, Kralic. Sono tutti quanti davvero forti, credo che la vittoria sia stata meritatissima, a parte il primo quarto che era in equilibrio, poi la squadra di coach De Florio è venuta fuori, ha martellato il Francavilla, ha attuato un'ottima fase difensiva ma anche un'ottima fase di attacco e il risultato è eloquente, quindi circa 21 punti di distanza al termine della gara, vittoria importantissima, meritatissima. Quindi complimenti a questo gruppo che, continuando in questo modo, potrà certamente recitare un ruolo di primo piano da protagonista nel campionato Serie C Gold, e quindi quasi certamente con gli scongiuri andremo a disputare, ne sono più che convinto, i playoff. Adesso è il momento della pallavolo, come detto la Serie D maschile è incappata in una sconfitta casalinga per 3-7-2 contro il Castellaneta, che ha consentito comunque alla squadra, alla società di ottenere comunque un punto in classifica, mentre le donne hanno vinto 3-7-2 il volley contro il Canosa, contro le rispettive atlete del Canosa, guadagnando anch'esse un punto in classifica. Terminiamo questa trasmissione parlando invece di un ottimo risultato che è stato conseguito dalla palestra Gimnasia di Manfredonia, che abbiamo avuto il privilegio e l'esclusiva noi di Manfredonia TV, io e Andrea Colaiani, di riprendere in una bellissima intervista
che ha comunque totalizzato un grandissimo numero di visualizzazioni, circa 6.000 visualizzazioni, a dimostrazione del fatto che questa è una palestra che lavora benissimo, è molto ma molto seguita. Si erano già laureati campioni regionali di ginnastica, adesso hanno fatto la fase praticamente interregionale classificandosi al secondo posto e adesso andranno a disputare la fase nazionale, quindi un campionato nazionale di ginnastica che si terrà praticamente a Jesolo. Le qualificazioni si avranno il 29 di novembre e poi il 1 dicembre ci sarà la gara vera e propria. E quindi che dire a Federica Iantosco, faccio davvero un grandissimo in bocca al lupo, ma mi complimento con lei per l'ottimo lavoro che sta svolgendo nei confronti di queste giovanissime atlete sipontine. E che dire, spero che riusciate a laurearvi campioni nazionali della ginnastica, perché sarebbe un grandissimo risultato non soltanto per voi che lavorate con le bambine, con le ragazzine, con queste giovanissime atlete, ma anche un grandissimo lustro per la città di Manfredonia e per la ginnastica in sé per sé. Detto questo, siamo arrivati al termine di questa puntata Il Punto. Io non mi resta che ringraziarvi tutti quanti, tutti coloro che hanno avuto il piacere di seguirmi in questa breve disamina sullo sport cittadino, e vi do appuntamento alla prossima puntata del Punto. Ciao da Antonio Castiglione.